Zombie Apocalypse. Ciao a tutte ragazze, ciao a tutte e a tutti, scusate. Allora, nuovo video dei prodotti beauty finiti e anche mangereci, se non erro. E sì, perché questa volta ho finito con qualche prodotto mangereccio, ma solo uno. L'altro purtroppo, ahimè, ce l'ho buttato, ma forse meglio, anzi, è meglio così. Oddio, come ho questi capelli, va bene, lasciamo perdere. Niente, promesso, come in altri video che sto caricando e mettendo in privato e che sarò prossimamente lì, pubblicherò. Ho i capelli sempre così perché li ho lavati, anzi li ho lavati, sì, e li ho sbrogliati, facendoli sbrogliare ovviamente a mia nonna. Quindi, PS, perdonatemi se avete i capelli così, ma li voglio tenere sciolti e mezzi alzati, cioè mezzi legati alzati, perché sennò non c'è... perché se no non riesco a tenerli come voglio io. Quindi per non tenerli legati, come sempre, metà legati, metà sciolti, meglio così. Comunque, banda alle ciance, ciance alle bande, proseguiamo. Allora, aspettate. E rieccomi dunque. Allora, parliamo dell'estensione che vi sto facendo oggi. Tantum Verde, SOS Placca, collutorio, cosmetico generale quotidiana, barriera, protettiva antiplacca. Questo qui, molto buono, mi sta piacendo davvero tanto, molto buono, ha un profumo veramente top. Non si può bere, però è molto buono e mi rinfresca molto bene l'alito anche. Poi, vabbè, lasciamo perdere questi dettagli, ma è così. Sensodyne colluttorio alla menta, allevia la sensibilità, rinforza i denti sensibili e sensibili, appunto. Allora, di questo qua ce n'era 500 ml di prodotto, vedete? Sì, si dovrebbe vedere, ecco. Poi, di quest'altro ce n'è la stessa cosa, 500 ml di prodotto, vedete? Non so cosa si possa vedere, ma sì. Ecco qua, e anche questo ha un odore molto buono, non so, non riesco neanche più ad aprirlo perché, boh, ah, ecco qua, l'ho aperto. Anche questo odore non era male, però, boh, no, anche questo non è male, solo che non mi ricordavo più di avercelo nei prodotti finiti beauty, in generale. Adesso devo vedere un po' se riesco a chiuderlo, ok, appoggio qua perché non so più dove mettere. Prima ero reduce da un altro video che stavo facendo i prodotti per i capelli, ma vabbè. Mantovani ipoallergenico, bagno doccia neutro, formula extra delicata, talco e fiori, clinicamente testato. Niente, questo qua mi è piaciuto tanto. 400 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Anche questa formazione non mi fa impazzire perché... mi è piaciuto, sì, però mi secca le mani, non so perché, ma mi secca le mani. Non so se sia questo o un altro della Vidal, perché sia uno della Vidal, che mi secca le mani. Mentre questo non me le secca le mani, mi sa tanto. Mi sa che forse non è questo qua, questo. Già. E quindi non so cosa dire, se sia questo o il Vidal. No, forse il Vidal, sì. Perché questo, aiuto. Questo qui... è top, quindi ho sbagliato il prodotto a dirvi che è questo, perché non è questo. Poi casomai vi saprò dire in un altro video, perché adesso sono un po' confusa, quindi questo è buono, ma devo un po' assicurarmi, accertarmi. Poi, prodotto mangereccio terminato e mangiato a volontà, a forza di volontà, perché non a forza di volontà, a volontà. Vabbè, non commento, aspettate un secondo per non fare rumore troppo. Allora, scusate le pause continue, ma se no non ce la faccio. 500 grammi di prodotto dall'addolciando a croissant alla crema di cioccolato, con crema di cioccolato. Molto buoni, mi sono piaciuti. Li ricomprerei, sì, perché sono troppo buoni, ragazze. Quando arrivato all'Eurospin con qualche mia amica, anzi con l'educatrice, permettendo se ce la faccio, rivado e li ricompro. Poi, altro prodotto, un attimo solo. Allora, ecco, mi stavo tentando di fare un brutto sbaglio, cioè di chiudere il video, ma meno male che non è successo.
Allora, Mantovani, questo l'ho rotto in doccia, non so come ho fatto, con la mia solita grazia che mi contraddistingue, perché sono molto, come si dice, lasciamo perdere, maldestra, quando sono maldestra in doccia lasciamo perdere perché apro e chiudo tutto male, comunque va bene. Altro Mantovani, più protezione con vitamine E, collagene vegetale all'olio di argan, poi, i palloncini, anche questo è inutile che volesse dire, profumo che dire, ma non è una cosa allucinante, buonissimo, molto buono. Poi cosa ho terminato? Ammorbidente, poi concentrato con profumo di brezza marina, molto buono e mi è strapiaciuto, molto buono, sì, top. Poi quest'altro che ho terminato della Fior di Magnolia, Gentima, protezione delicata alla malva. Cosa vuol dire questo prodotto? Allora, fermiamoci un attimo. Aiuto, mi sta cadendo tutto qua. Questo prodotto qui della Fior di Magnolia, presa all'Eurospin, che non mi ricordo il prezzo, ma costa una fesseria, quindi cosa ve lo sto a dire a fare? Tanto lo conoscete tutti, qual è? Siccome che io da quelle parti sono, non dico delicata, ultra delicata, ma penso tutte, siamo così. Ne faccio uno, un goccio. Quando, scusate il termine un po' schifoso, che dico quando faccio la popò. Se faccio la popò, un solo goccio. Fa la schifo, ma la verità, ragazze. Quindi, quando vado in bagno, ragazze, mi lavo con questo, ma solo un goccino, perché se lo uso tutto, buonanotte lì, fambrodo. Perché? Perché mi brucia anche tutta la patata. Non è il caso di stare lì a ore e ore a risciacquarsi perché ho usato troppo di questo. Io quando ero piccola esageravo con questo. Adesso che non sono più un adolescente, perché parlo di anni e anni fa, sto imparando a capire che le cose non si sprecano, quindi non sono più spreco una complimenti, cioè, tranne in certe altre cose, ma questo aiuto, meglio che ne uso poco, infatti sto imparando. Poi, cos'altro c'è qua? Sì, ce ne due. Questo è Sensodyne dentifricio, che ovviamente mi sono sbagliata l'acquisto. Volevo acquistare Sensodyne, invece ho acquistato Mentadent Sensitive. Vabbè, io non so cosa mi dice la testa, ma forse l'ho visto, forse non l'ho visto, e mi sono sbagliata e ho acquistato una cosa che non volevo acquistare. Ma va bene lo stesso, lasciamo perdere. 75 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Di che parlo? Di un dentifricio che mi sta piacendo, ma non mi fa impazzire come quell'altro della Sensodyne che mi ci trovo bene. Secondo me lo sta usando anche, come si chiama? Ah sì, Ilenia Pauciullo, che almeno quella me la ricordo, Ilenia Girl, come si chiama? Vabbè. Se mi ricordo anche di lei vi linko il nome dell'info box, se mi ricordo, se no non lo so, magari ve la cercherete su YouTube, qua su YouTube, e anche lei si è trovata bene con Sensodyne, invece non so se sono stata stupida io o cosa, ho acquistato una cosa che non sapevo di... se andasse bene o meno per i miei denti, ma vabbè, ora me l'avevo acquistata e la sto terminando con questo dentifricio, ok. Poi, non per importanza, ho utilizzato e finito, ovviamente, Fior di Magnolia dell'Eurospin, con te, 70 pezzi maxi dischetti, lato, vabbè, tonificante, quello che volete voi, struccante, 1/2, ok, 3,20 €, questo non lo so quant'è, ma non dovrebbe costare manco quello tanto, 50 quadrotti, doppio lato, doppia azione, comunque, questi costano 3,20 €, sì, lo so, dove avete voi Primark costeranno di meno, ma io mi ci trovo bene, dovunque vado, basta che non costano un occhio della testa, sto parlando di questi dischetti struccanti, top, per me va bene tutto, basta che non costano un occhio della testa, questi l'ho pagati di meno, questi invece 3,20 €, ma va bene lo stesso, dai. Altro c'è? No, abbiamo finito. Bene ragazze, se non siete andate via tanto di vostra passione per la cosmeti, aiuto per la cosmeti, sì, tanto io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Scusate se mi stavo
Scusate se mi stavo asciugando le labbra, perché ho appena mangiato dei buonissimi, gustosissimi grissini, non so, non ci interessa niente a voi, però ribadisco, a me piace mangiare, quindi ma va, tutti piace mangiare. Comunque niente ragazze e ragazzi, fatemi sapere se voi avete mai provato questi croissant al cioccolato, con crema al cioccolato, perché sono di una bontà unica. Qui c'era la scatola del fior di magnolia, che ovviamente è di un altro flacone che c'è in bagno. Mi ci sto trovando davvero bene, sì. Niente, la camomilla è questo, comunque niente. Allora, per oggi è tutto, anzi per adesso è tutto, in un altro video farò il video tag, perché ho intenzione di fare un tag. E poi niente, basta, alla prossima, ciao, buona vita a tutte, e io adesso tra poco faccio un altro video, e sempre, sempre, come sempre, indovinate un po', lo carico e lo metto in modalità privata, poi quando mi viene bene a me, lo pubblico, ciao. Metto tutti i link nei miei social, link, i nomi, nickname, quello che è, scrittura a tastiera, vabbè. Nulla, seguitemi ovunque voi vogliate, Facebook, TikTok, Instagram, bla bla bla, Facebook. Iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un pollicione in su, in giù, quello che volete voi. E fatemi sapere qua sotto, sempre con un commentino, che è gratuito, sempre educatamente, ovviamente. Ciao, bacio. Buona vita a tutte! Zombie apocalypse.